Signore Onnipotente, Dio di Israele, un'anima angosciata, uno spirito tormentato grida verso di te. Ascolta, Signore, abbi pietà, perché abbiamo peccato contro di te. Tu domini sempre, noi continuamente periamo. Signore Onnipotente, Dio di Israele, ascolta dunque la supplica dei morti di Israele, dei figli di coloro che hanno peccato contro di te. Essi non hanno ascoltato la voce del Signore loro Dio, e a noi si sono attaccati questi mali. Non ricordare l'iniquità dei nostri padri, ma ricordati ora della tua potenza e del tuo nome, poiché tu sei il Signore nostro Dio, noi ti loderemo, Signore. Per questo tu hai riempito i nostri cuori del tuo timore, perché invocassimo il tuo nome. Noi ti lodiamo in questo esilio, perché abbiamo allontanato dal cuore tutta l'iniquità dei nostri padri, i quali hanno peccato contro di te. Ecco, siamo ancora oggi qui, oggetto di opprobrio e di condanna per i nostri peccati. Però, Signore, tu sei con noi, tu ascolti la nostra supplica, perché tu sei un Dio pietoso, un Dio che ama il suo popolo, un Dio che perdona. E il Signore risponde: coraggio, popolo mio, tu resto di Israele, siete stati venduti alle genti per non essere annientati, avete irritato il vostro Creatore, avete dimenticato che vi ho levato io, il Dio Eterno, e avete afflitto la vostra madre che vi ha nutriti, la Chiesa. Ho visto io la vostra schiavitù. Io vi ho nutriti e vi nutro ancora. State vicini a me, osservate i miei comandamenti. Coraggio, figli miei, gridate a Dio, ed Egli vi libererà da tutte le vostre oppressioni, dal potere dei vostri nemici. Signore, con queste parole del profeta Baruch, tu ci rimproveri i nostri peccati, ma con le stesse parole del profeta tu ci dai coraggio. Ci dai coraggio perché sei un Dio misericordioso, un Dio che perdona sempre il peccato, un Dio che corregge i propri figli perché essi siano da te benedetti. Signore, se noi abbiamo errato, se abbiamo appreso i costumi delle nazioni pagane, delle genti in cui noi siamo dispersi, adesso tu ci raccogli davanti a te e ci insegni la via della vita, la via del bene, e noi vogliamo seguire quelle che tu dici, perché tu solo hai parole di vita eterna. Vogliamo camminare per la strada che è l'unica strada che porta alla salvezza. Lode e gloria a te, o Signore. Signore, tu hai permesso che tutti fossimo nel peccato per essere il salvatore di tutti. Tu, l'unico giusto, Signore Gesù, la tua giustizia trionfa su di tutti. Nessuno può dire: o Signore, a te, io non ho bisogno di te perché sono giusto. Tutti siamo peccatori, o Signore, chi per un verso, chi per un altro, chi più, chi meno, tutti siamo peccatori. E tu, Signore, hai permesso che tutti fossimo nel peccato per essere il salvatore di tutti, perché nessuno potesse dire: io non ho bisogno di te, io
Io non ho bisogno di perdono. Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo, anche perché noi siamo in una condizione di dover chiedere a te aiuto per vivere. Tu sei venuto per tutti e tutti questa mattina gridiamo a te. Se tu non ci salvi tutti periremo, ma tu sei venuto per salvarci. Il Padre tuo ti ha mandato in questo mondo per essere il nostro salvatore, non il nostro condannatore. E allora ci affidiamo a te, prostrati davanti a te, chiediamo perdono per i nostri peccati, per i peccati dei nostri fratelli, per i peccati del mondo, nella sicurezza che il Padre ti ha mandato, non perché il mondo perisse, ma perché il mondo si salvasse per mezzo di te. O Gesù, Salvatore nostro, tu che questa mattina hai offerto il tuo corpo e il tuo sangue al Padre in remissione dei nostri peccati, tu che in tutte le chiese hai offerto te stesso, in milioni e milioni di chiese hai offerto stamattina te stesso in remissione dei molti peccati degli uomini, abbi pietà di noi. E tu, Padre Celeste, che hai visto moltiplicarsi il sacrificio del tuo Figlio, perdona per il tuo Figlio tutti coloro che abbiamo peccato, perdoni e dalla grazia della vita, tu che sei misericordioso, lode, gloria, onore, benedizione a te, Padre Santo, che siedi sul trono e all'agnello immolato per noi. Amen. Tessalonicesi 4, il primo capitolo, primo 4. Io ho pagato per tutti, figli miei, ho pagato per voi, per tutti i vostri peccati. Sono stato crocifisso per noi. Ogni volta che voi celebrate la memoria di me nel santo sacrificio della messa, ricordatevi che io ho pagato per tutti e pago per tutti. Ma non peccate più, non tornate a crocifiggere il vostro Salvatore, non peccate più, il mio cuore è aperto al perdono. Conservatevi immondi dai peccati, conservatevi puri da questo mondo. Ascoltate la mia parola, perché la mia parola è parola di vita. Vivete nella santità, perché a questa santità io vi ho chiamati. Permettete un minuto, stiamo leggendo Tessalonicesi 4:4. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi astieniate dalla impudicizia, che ciascuno sappia mantenere il proprio corpo con santità e rispetto, non come oggetto di passioni e di libidine, come fanno i pagani che non conoscono Dio, e comportarvi come Dio da voi esige. E in questa materia nessuno inganni il proprio fratello dicendo che non è così, perché il Signore vindice di tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e attestato. Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste norme non disprezza un uomo, ma disprezza Dio stesso che vi dona il suo Santo Spirito. E parola del Signore in Tessalonicesi prima, 4:8. Signore, tu hai detto chiaramente, questa è la volontà di Dio per tutti,
la vostra santificazione, cioè che vi asteniate da ogni impudicizia, che rispettiate il vostro corpo come tempio di Dio e il corpo degli altri come tempio del Signore, e che nessuno inganni con vani ragionamenti quello che vi si dice, perché questa è la verità, e Dio sarà vindice contro chiunque imbrogli il fratello con altra dottrina, perché Dio vi ha chiamato alla santificazione, non all'impudicizia, e per questo vi ha dato il suo Santo Spirito che abita nei vostri corpi. O Signore, tu Santo abiti nel nostro corpo, e siccome tu sei Santo, anche il corpo che ti riceve, che è tua dimora, deve essere santo. Signore, che nessuno inganni il proprio fratello in questa materia, dicendo che le cose non sono così, perché chi distrugge il proprio fratello, Dio distruggerà lui. Chi distrugge la sana dottrina, Dio distruggerà lui. Signore, noi questa mattina siamo qui davanti a te. Sappiamo che la nostra carne è fragile, che portiamo questo tesoro in vasi di creta, ma sappiamo che tu sei buono e misericordioso, che tu ripari il male da noi fatto, che tu continuamente ti offri sull'altare per noi. Signore, perdonaci il nostro peccato, ma dacci il tuo Santo Spirito, perché noi possiamo conservare la legge della santità, perché questo, come perché sta scritto, questa è la vostra chiamata, e questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, come anche ho detto per bocca del mio servo Paolo, in prima ai Tessalonicesi, primo capitolo. Leggi pure. Voi tutti siete chiamati alla santificazione, senza della quale non c'è salvezza. Ci si salva da santi, non ci si salva da peccatori. Siete stati tutti chiamati alla santificazione, senza la quale non c'è salvezza. Signore, ti chiediamo di avere idee chiare a riguardo, che nessuno inganni il proprio fratello. Non ascoltate la voce anche di anziani di Israele, che possono dire altre parole. Questa è la parola di Dio, attenetevi a questa parola e camminate nella via della giustizia. Gli ho detto nel profeta Isaia, i vostri orecchi udranno una parola, i vostri occhi vedranno il vostro maestro, e anche che voi dovete mangiare il pane dell'afflizione e bere l'acqua della tribolazione, perché questa vita condotta nella santità e tribolazione e afflizione, non temete, io sarò sempre con voi. E io vi indico la strada, questa è la strada, percorretela, non andate a destra o a sinistra, perché c'è il pericolo di andare a destra o a sinistra. Questa è la strada, è la strada santa che io ho percorso, e per questa strada cammineranno i redenti del Signore. Alleluia. Oh Maria, mamma purissima, il fluvio della sapienza eterna, il fluvio del tuo figlio, l'originale, nato dal Padre in virginità, nato da te in virginità. Oh Maria, il fluvio di purezza, inonda
della tua presenza questo luogo, facci sentire il tuo profumo di santità, imploro dal Padre misericordia per noi, imploro dal Figlio misericordia per noi, e dà che lo Spirito Santo, che Spirito di purezza e di santità, abiti in noi e ci conduca per la via che ci ha indicato tuo Figlio. Amen. Ecco, adesso sediamo un momento. La parola del Signore è stata data in abbondanza, che essa produca il suo frutto. Nascondetela dentro il vostro cuore, perché la parola di Dio produrrà sempre il suo frutto se voi assecondate la grazia del Signore e lasciate che scenda la pioggia e brilli il sole dentro di voi. E intanto, se qualcuno vuole rendere ancora testimonianza al Signore per quello che ha detto, per quello che ha fatto, se qualcuno ha ricevuto un messaggio di luce, se qualcuno si è sentito toccare il cuore, se qualcuno, ce ne sono tante, che si sono sentite sconvolte nell'intimo, date gloria al Signore. Se la zolla non viene sconvolta dalla rapro che la parola di Dio, non può mettersi al sole e ricevere i salmi benefici del sole e poi fruttificare. Pertanto, se qualcuno ha da rendere testimonianza al Signore perché si è sentito illuminare, toccare, sconvolgere, può farlo liberamente. Se poi ci sono, intanto questa poi seconda categoria di persone, quelle che hanno avuto grazia dal Signore in questa settimana, nei giorni scorsi, di guarigione, di liberazione, di riconciliazione, di consolazione. Per cui prima categoria, quelli che oggi si sono sentiti toccare. Sento che c'è una persona affetta da otite, il Signore la tocca e la guarisce. La persona adesso ci sente bene. Se la persona è presente, alzi la mano e si identifichi. Soffriva l'orecchio e adesso ci sente. Grazie, Signore Gesù. Ancora è stato annunciato circa un mese fa da Padre Matteo la guarigione di un'epatite. C'è una testimonianza: grazie mio Dio di avermi guarito dall'epatite B. L'aveva detto un mese fa Padre Matteo. Ho fatto tutti gli esami e sono sana. Lode e gloria a te, al Signore. C'è una donna che soffre di osteoporosi. Signore, tocca, rafforza il suo scheletro, rafforza le sue ossa, chiama il calcio da tutte le parti e la donna viene guarita. C'è anche una guarigione agli occhi, sempre si tratta di una donna che è qui presente. Godi, figlia mia, il Signore tocca i tuoi occhi, perché il fiore del pesce si posa sulle tue pupille, sulle palpebre, e le tue infiammazioni che oscurano gli occhi, questa infiammazione cessa. Se la persona è presente e si è sentita toccare e rinfrescare gli occhi, si identifichi. Una donna che si sente rinfrescare gli occhi perché è infiammata. Grazie, Signore Gesù. Grazie.
c'è una parola che risuona nel mio orecchio e l'encefalogramma. Signore, c'è una persona che soffre alla testa da diverso tempo e Signore tocca e guarisce l'encefalogramma che già è stato ordinato, darà la risposta che non c'è niente. Signore, tu ci richiami a testimonianze preterite di guarigioni anche rilevanti. C'è una guarigione da tumore che non è stata ancora testimoniata. Ci sono altre guarigioni non testimoniate. Se volete dire un grazie al Signore, ditelo, però non in genere, ma se sono persone che non hanno ancora testimoniato e hanno ricevuto grosse grazie dal Signore, sono pregate, se vogliono, di dire un grazie al Signore per quello che ha fatto. Buon Signore. Questa sera, perché ci dà il modo di parlare e ci dà il modo di ascoltare la sana dottrina, ti chiediamo, Signore, la grazia che ad ascoltare siano tutti quelli che appartengono alla comunità, cominciando dai ministeri, ministero pastorale, chi è presente? Nessuno. Ministero del canto, chi è presente? Nessuno. Ministero di evangelizzazione, nessuno. Ministero di intercessione, qualcuno c'è. Bene, comunque domandiamo allora al Signore la grazia che anche tutti i ministeri siano presenti, perché questa istruzione è particolarmente per quelli che governano, per quelli che amministrano più che degli altri. Chiediamo al Signore che ci siano le orecchie sempre attente, in modo che poi non si dica che la comunità non viene coltivata, prega e cresce.
prego della sapienza. Bene. Chi non è fusionato è pregato di mettersi in una parte, chi non è fusionato. Chi non è fusionato, no, potete mettervi tutti in una parte, va bene, chi non è fusionato, tu. No, tu mettetevi qua, chi non è fusionato si mette da questa parte. Non perché noi non gradiamo, gradiamo perché il Signore vuole. Come? No, Signore, come dico io? Io voglio vedere quanti sono presenti quelli della comunità e quanti ne mancano. L'introduzione alle virtù cardinali è interessante perché sono quelle che reggono come cardini la nostra vita morale, hanno come oggetto il bonum, il bene, mentre le virtù teologali hanno come oggetto Dio. Però per il cristiano le virtù cardinali, che sono prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, si innestano e vengono esercitate sempre in connessione con le virtù teologali, le quali sono le virtù proprie della vita filiale del Figlio di Dio. Comunque noi le consideriamo singolarmente, le virtù, infatti cos'è la virtù? Ve la ricordo per quelli che non c'erano, la virtù, come dice bene San Tommaso, è quae bonum facit habentem e teius opus bonum reddit, è la definizione di San Tommaso, cioè la virtù è quella che fa buono colui che ce l'ha e rende buono ciò che fa. Per cui quella virtù che rende buono chi ce l'ha e fa buona la cosa che gli fa. Le virtù cardinali reggono tutta la vita morale dell'uomo e rendono l'uomo virtuoso. Come detto altre volte, le virtù sono connesse tra di loro, perché una virtù trae l'altra. Non si può dire che una virtù c'è e le altre non ci sono. Come le virtù teologali sono connesse in una triade santa, così le virtù cardinali sono il quadrato, sono così il quadrilatero su cui poggia tutta la vita cristiana. E una virtù richiama l'altra, sono connesse da queste virtù l'una all'altra. Può darsi che una virtù sia più forte di un'altra in un individuo, ma non si può dare un uomo che sia prudente e non sia forte, un uomo giusto che abbia la giustizia e non sia prudente, non si può dare un uomo che sia temperante e non sia giusto e forte. Sono queste delle idee che bisogna avere chiare. Tutte le virtù vanno insieme e formano l'uomo virtuoso. Ancora un terzo pensiero è questo, che la virtù è un abito, cioè un'abitudine ad agire bene, e l'abito si acquista mediante atti ripetuti, per cui è proprio della virtù, ossia dell'uomo virtuoso,
una costanza, una linea di condotta. Io oggi ho la virtù, domani non ce l'ho. La virtù si acquista e una volta che si ha si cresce in quella virtù. Per cui la virtù nel suo concetto esige una continuazione in un'abitudine che già si è contratta. Debbono essere chiare queste tre idee: che cosa è una virtù, quali sono le virtù cardinali che sono connesse tra di loro e in che cosa consiste l'essere virtuoso, e cioè in un atto continuativo nell'esercizio delle virtù. Detto questo in breve, per non dilungarci, andiamo alla prima grande virtù, la prudenza, che è una virtù che appartiene così all'intelletto, alla ragione, e che è l'occhio di tutte le altre virtù. Gli autori che trattano la prudenza ne trattano convenientemente, ma il migliore autore sempre resta San Tommaso. Io mi sono riletto la Summa Teologica di San Tommaso per un po' aggiornare quello che gli dice, aggiornarmi quello che gli dice, e San Tommaso ne tratta nella cosiddetta seconda, nella seconda parte della seconda parte, e gli dedica 10 articoli, meglio 10 questioni, ossia possiamo dire non capitoli, ma 10 questioni. Ogni questione è divisa per in articoli, ogni articolo è diviso in paragrafo, per cui ne tratta ampiamente. Cominciamo per esempio con la questione prima, la questione 47, e in 16 articoli. Vedete che ampiezza va in 16 articoli. Ogni questione si divide in tanti articoli, in tanti paragrafi, per cui vedete qua l'ampiezza da San Tommaso alla trattazione delle virtù, di tutte le virtù, particolarmente per quello che trattiamo, la virtù della prudenza. Mi sono dedicato alla virtù della prudenza, possiamo dire 10 questioni. La prima questione è in 16 paragrafi o 16 articoli. Di che cosa tratta San Tommaso? La prudenza in se stessa, poi le parti soggettive della prudenza, le parti integrali della prudenza, le parti potenziali della prudenza, poi la prudenza in rapporto al dono dello Spirito Santo, poi i vizi contro la prudenza, e poi i vizi che hanno la parvenza di prudenza. Vedete l'ampiezza della trattazione. Incominciamo così brevemente, perché l'uditorio non è tanto numeroso, però dice bene San Francesco di Sales, anche che c'è un solo individuo, una sola persona, la istruzione deve essere fatta ugualmente bene, però io cercherò di farla ugualmente bene, come se la sala fosse piena e come se fossero presenti tutti i membri del pastorale, di cui non ce n'è neanche uno. E allora la prima questione è circa la prudenza in se stessa. La prudenza, e dove viene la parola prudenza? Ci sono tre etimologie.
prevedere, un'altra etimologia, prevedere, o un'altra etimologia che condivide San Tommaso, vedere oltre. Ma tutti e tre questi termini, ossia questa, si chiama questione semantica, il seme della parola, ci dà il senso più completo di prudenza, perché la prudenza prevede, la prudenza provvede, la prudenza vede oltre, si ordina tutto verso il fine da conseguire, soprattutto verso l'ultimo fine, per cui è prevedere, provvedere e vedere oltre, e ordinare tutto verso l'ultimo fine. Lasciamo stare le prime 16, i primi 16 articoli, perché andremo troppo per le lunghe, e andiamo senz'altro alle parti cosiddette integrali, le parti integrali della virtù. Che significa parte integrale della virtù? In una casa c'è il pavimento, le pareti e il tetto. Il pavimento, le pareti e il tetto appartengono alla integrità della casa, di una camera. Così anche la virtù della prudenza ha le sue parti integrali. Di che cosa è composta? Qual è il pavimento? Quali sono le mura? O qual è il tetto? Ossia la prudenza vista in se stessa. E qui dice San Tommaso, sono 8 le parti integrali della prudenza. Cioè, la prudenza è composta dalla memoria, ragione, intelletto, docilità, eustochia, mai sentito dire, invece la solerzia, la sollecitudine, la previdenza, la circospezione e la cautela, la cauzione. Appartengono tutte queste virtù alla integrità della prudenza. Noi diciamo che la prudenza è memore, è ragionevole, è intelligente, è circospetta, è docile, è solerte, è cauta, è previdente, ossia tutte queste virtù integrano la prudenza, perché la prudenza è questa. Poi vedremo quali sono le parti soggettive, quali sono i soggetti che debbono esercitare la prudenza. Così noi abbiamo 4 soggetti principali. Abbiamo coloro che reggono una comunità, il principe, il re, il capo, deve essere prudente, deve avere, è un soggetto che deve usare prudenza. Così anche l'individuo in una comunità deve usare la prudenza, così anche nella famiglia ci vuole prudenza, nell'economia ci vuole prudenza, nell'arte militare ci vuole prudenza, per cui il capitano che guida una battaglia deve essere prudente, previdente, tutto. Il re deve essere prudente nel provvedere. Il capo di famiglia deve essere previdente. Così in una comunità ognuno singolarmente deve essere prudente,
E così in tutte le, diciamo, tutte le circostanze noi abbiamo, possiamo parlare di una prudenza propria dei capi, di una prudenza proprio del cittadino, di uno del gruppo, della prudenza di un capo militare, della prudenza del capo di famiglia, ma anche la prudenza negli affari economici, una prudenza negli affari militari, una prudenza negli affari civili, ossia abbiamo cioè queste parti soggettive, ossia coloro che debbono esercitare la prudenza. Adesso andiamo alle parti potenziali della prudenza. Ogni virtù ha parte integrale, parte soggettive, parte potenziale, figlie, nipoti. Per vedere tutta la virtù nella sua complessità, le parti potenziali, possiamo chiamarle quelle parti che integrano la prudenza, sono inserite potenzialmente nella prudenza e procedono dalla prudenza o integrano la prudenza. Quali sono queste parti potenziali? Sono soprattutto tre. E l'eubulia, una virtù, mai sentita dire, l'eubulia. Poi la sinesis, mai sentito dire, l'agnome, mai sentito dire, sono virtù importanti, di cui noi neanche abbiamo sentito il nome. L'eubulia è il consigliare bene una persona. La sinesis è giudizio, è giudicare bene, uomo giudizioso, giudicare bene. Poi l'agnome è essere perspicace, cioè approfondire, avere un intuito particolare nel giudizio, e la perspicacia, per cui essere giudiziosi e significa essere sinetico, essere giudiziosi, essere perspicaci, essere bravi consiglieri. Tutte queste parti sono cosiddette parti potenziali della prudenza. Vedete un poco in quale mare noi ci troviamo. Però vediamo il quadro, poi scendiamo poi a tutto il resto. La dottrina comune dice che ogni virtù ha un dono corrispettivo, il dono dello Spirito Santo, perché l'uomo con la virtù agisce umanamente, anche l'uomo in grazia. Però perché questa virtù possa essere più perfetta e perfezionata, deve essere sottomessa all'azione dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo dà un dono per perfezionare la corrispettiva virtù. Così i sette doni perfezionano le sette virtù, le tre teologali e le quattro cardinali. La sapienza, per esempio, perfeziona la carità e dà il gusto dell'amore, dà la saggezza dell'amore. La fede perfeziona l'intelletto. Poi il dono di scienza perfeziona la speranza. Qual è il dono che perfeziona la prudenza? Il consiglio. E qual è il carisma corrispondente? Il discernimento. Per cui abbiamo virtù della prudenza, dono del consiglio, carisma del discernimento.
sono sulla stessa linea, però vi accenniamo appena, poi vediamo quando siamo tutti di scendere ad ogni singola questione di queste, insomma, di queste, di questo quadro. Cominciamo con il dono del consiglio. Il dono del consiglio è il dono dello spirito. È un dono che ci accompagna anche nella patria, nel senso che in paradiso noi avremo il dono del consiglio, ma non nell'esercizio, perché ormai ce lo dà nella patria, ma come derivato dalla conoscenza di Dio, per cui in radice, o meglio per riflesso, questo dono permane in noi per riflesso una volta che siamo in Dio. Il discernimento invece è un carisma proprio dato dallo Spirito, perché noi possiamo distinguere da dove viene una mozione, se viene da Dio, se viene dall'uomo, se viene dal diavolo. Perché l'uomo nel cammino deve vedere di dove giunge il soffio, perché l'uomo sempre agisce sotto il soffio, e come una barca a vela che cammina dietro il soffio, soffio di destra, soffio di sinistra, soffio alle spalle, cammina oltre. E allora il discernimento esamina il soffio da dove viene, se è un dato atteggiamento, se è un dato fatto, mi viene da Dio, se è un dato dono, mi viene da Dio, mi viene dal diavolo o mi viene da me stesso, dal mio uomo buono, dal mio uomo cattivo. Poi si può anche dividere se viene da Dio, viene direttamente da Dio per illuminazione, viene per ispirazione, viene mediante un angelo. Se viene dall'uomo, avviene per inclinazione dell'uomo naturale, avviene per una perversione dell'uomo naturale, dall'uomo buono, dall'uomo cattivo. Se viene dal diavolo, se viene dal diavolo direttamente o attraverso il mondo o attraverso la carne. Tutto questo avviene mediante il dono del discernimento, che appartiene come, cioè, il carisma del discernimento, che procede dal dono del consiglio, sapere ben consigliare. La Madonna viene chiamata la madre del buon consiglio. Noi dobbiamo avere il consiglio come dono, per sapersi dirigere nella vita, prevedere, provvedere e ordinare tutto verso l'ultima fine. Questo è proprio della prudenza, ma soprattutto nel cristiano, e appartiene al dono del consiglio. Andiamo oltre, facciamo tutto il quadro per ora. I vizi contrari alla prudenza, quali sono? E cominciamo, il primo grande vizio è l'imprudenza. Dare, ma subito agire. Oppure la inconsiderazione. Uno che non considera. E poi, terzo vizio, l'incostanza. E poi dobbiamo vedere da quali procedono questi tre vizi: la precipitazione, la inconsiderazione, l'incostanza. San Tommaso li connette con una forma di lussuria. Ci trova il nesso con la lussuria. Poi, il secondo vizio, questo è il vizio della imprudenza.
Poi c'è il vizio della negligenza. E allora, che significa negligenza? E quando noi non abbiamo attenzione, mancanza di attenzione, di considerazione di ciò che è necessario considerare. Per cui essere negligenti, che qualche volta può arrivare a peccato grave, quando si tratta delle cose che appartengono all'ultimo fine, cioè le cose necessarie alla salute eterna. Io sono negligente nell'osservanza dei comandamenti di Dio, sono negligente nell'andare a messa, sono negligente, non è che ci voglio andare, ma mi secca andare a messa e non ci vado, è negligenza, peccato di negligenza. Ancora, andiamo a un'ultima osservazione, quali sono le false prudenze, la falsa prudenza, cioè noi lo reputiamo una virtù e invece un vizio, ossia confondiamo la prudenza con altre forme che chiamiamo prudenza, ma in realtà sono vizie. Quali sono? Sono le seguenti. Ricordate San Giacomo, così dice San Giacomo, parlando della sapienza. Qui c'è un po' di attinenza con la sapienza, eh? La sapienza umana, la sapienza terrena, la sapienza diabolica. Così dice San Tommaso, c'è una prudenza umana, c'è una prudenza terrena, c'è una prudenza diabolica. E tutte e tre sono vizi. In pratica, quali sono questi vizi che noi nascondiamo sotto il termine di prudenza? L'astuzia. L'astuzia. Quell'uomo è prudente, prudente, astuto. L'astuzia è un vizio, diverso dalla prudenza, ed è l'astuzia e la prudenza mondana. Colui che si sa barcamenare, si sa muovere per non incappare, per cui questa è la prudenza del mondo, che si chiama astuzia ed è un vizio. Poi c'è il dolo, l'inganno. L'inganno quando noi viene così definita l'esecuzione dell'astuzia. L'astuzia è interiore, il dolo è l'esecuzione dell'astuzia, che può venire in due modi: o per parole o per fatte. L'inganno, quando è fatto per parola oppure per fatte, si chiama dolo; quando invece è fatto con i fatti, si chiama frode. Per cui abbiamo astuzia, dolo e frode. Tu hai frodato il tuo prossimo, hai venduto per esempio lenticchie vecchie di 3 anni per lenticchie nuove, una frode. Ancora, la sollecitudine per le cose temporali, essere solleciti dalla casa, di questo, di quello, di quello. Dove parla Gesù? Quando nel discorso nel capitolo 6 di Matteo ci dice: guardate gli uccelli del cielo, guardate i fiori dei campi. La preoccupazione, ecco qua, la preoccupazione. Occupazione è una cosa buona, essere sollecito è una buona cosa, ma la preoccupazione non è una cosa buona, perché è mancanza di fede in Dio.
ancora la preoccupazione del futuro, c'è una preoccupazione del presente e una preoccupazione del futuro. Che sarà del mio futuro? Che cosa mi aspetta? Per cui si vive in ansia. L'ansia è un vizio, è la preoccupazione del futuro. L'ultimo articolo, o meglio, l'ultima questione che tratta San Tommaso è perché nel Decalogo non c'è un comandamento sulla prudenza. C'è il comandamento sulla prudenza, però contro i vizi che offendono la prudenza. Per esempio, non ingannare il prossimo, e appunto contro la prudenza. Vedete quale, possiamo dire, quale quadro complesso comporta una sola virtù, prudenza. Cerchiamo di studiare a fondo le virtù, perché dobbiamo essere uomini virtuosi, uomini che praticano la virtù, e per praticarla anche bisogna vedere quali sono le parti della virtù, come si esercita una virtù. Ancora 3 minuti, perché quello che mi è stato detto, mi è stato raccomandato che la catechesi non superi la mezz'ora, altrimenti fa indigestione. Mi è stata raccomandata lì la pastorale, deve stare attento che non supera la mezz'ora, altrimenti fa indigestione. Siccome mancano 2 minuti alla mezz'ora, io voglio attenermi a quello che hanno detto. Essere prudenti. Nella Bibbia spesso viene raccomandata la virtù della prudenza. Cosa dice Gesù? Sulla bocca di Gesù ricorre tante e tante volte la virtù della prudenza. Vediamo in quali circostanze Gesù raccomanda la prudenza. Prendiamo il detto di Gesù: siate semplici come le colombe e prudenti come i serpenti, astuti, ossia attenti come i serpenti. Perché il serpente non si espone, quando è in pericolo si avvolge e nasconde la testa in modo che non sia colpito nella parte vitale che è la testa. Dunque essere attenti, circospetti come i serpenti, però semplici come le colombe. Con gli altri, con Dio, essere semplici, lineari, ma astuti con il maligno, astuti con il mondo, astuti con la carne. Essere attenti e prudenti, non esposti. Gesù parla della prudenza nella parabola delle 10 vergini. 5 erano sagge, ossia prudenti, 5 invece erano stolte. Gesù parla della prudenza quando ci dice di vigilare. Una delle virtù della prudenza è la vigilanza. Gesù tante volte parla della vigilanza: vigilate, vigilate, vegliate, state attenti. Spessissime volte Gesù usa questa frase: vigilate, vigilate, vigilate. Ossia, questa appartiene alla prudenza, la vigilanza. Gesù parla della prudenza nella parabola di
quell'uomo il quale si trovò in difetto quando il padrone volle i conti. E allora lui usò quello stratagemma di un'astuzia umana, però Gesù non elogia l'astuzia umana, ma ci vuole dire quella frase: i figli di questo mondo sono più attenti, più prudenti e previgenti dei figli della luce. Si raccomanda la vigilanza e la prudenza, perché quelli di questo mondo sono più vigilanti, più attenti, più prudenti, più astuti. Quanto più voi non dovete essere così, trattandosi della vita eterna? E così in tanti altri luoghi Gesù ci raccomanda la virtù della prudenza, soprattutto sotto l'aspetto della sorveglianza, dell'attenzione a non lasciarsi cogliere dal male. Poi ne parla molto della prudenza e della vigilanza quando parla degli ultimi tempi: vigilate, non credete facilmente, ma vigilate perché non sapete nell'ora e nel momento in cui il Signore verrà, l'ultima ora. Non sappiamo quando il Signore verrà, e allora la prudenza vuole che siamo sempre pronti. Vigilate anche quando ci sono imminenti dei pericoli, vegliate e vigilate, pregate. Così in molte, molte occasioni Gesù ci parla della prudenza cristiana, sotto la frase soprattutto di vigilanza o anche di furbizia. Noi preghiamo il buon Dio di essere molto prudenti, di vigilare su noi stessi e di attendere nella preghiera, perché la prudenza si nutre di preghiera. Amen.